Mattinata di lavori importanti e questa mattina, oltre che di vaccini, si parlerà soprattutto di ossigeno-ozonoterapia, una terapia oramai che ha preso piede nella medicina generale. Speriamo, se siamo ancora qua significa che i presupposti per portare avanti questa branca ci sono tutti. Tanto è vero che anche ormai i master che danno praticamente l'abilitazione ai vari medici che vogliono curare questo aspetto, questa nuova branca, sono nati due nel frattempo negli ultimi tempi, uno all'Università dell'Aquila e un altro alla Unicampania, all'università dove io ho lavorato per 40 anni. E il master è l'ultimo passaggio fondamentale e obbligatorio per chi vorrà dedicarsi praticamente a questa branca. Questa branca avrà un successo sempre maggiore, avrà sempre un utilizzo sempre maggiore, in quanto si è capito finalmente che attraverso uno stress ossidativo tante patologie potranno essere curate. Il gas è un gas naturale che è formato già praticamente in natura, ma è formato anche dal nostro organismo, dai globuli bianchi, per mantenere uno stato di benessere abbastanza importante nel nostro organismo, e le funzioni fondamentali di questo gas che proviene dall'ossigeno è praticamente una potente azione antinfiammatoria, immunomodulante e antimicrobica. Sono quei tre fattori che condizionano sempre una patologia acuta che inevitabilmente, se non curata bene, passa in una patologia cronica. E immaginiamo soltanto il costo per gli ammalati cronicamente. Tanto è vero, c'è stata nel 2016 una nota della Lorenzin che in maniera esponenziale faceva intendere e praticamente dimostrava come lo Stato italiano dovrà impegnare risorse finanziarie esponenzialmente sempre più alte per mantenere in vita, dato che per fortuna anche la vita si è fortemente allungata. Continuiamo il nostro giro di interviste, i microfoni nostri. Questa mattina abbiamo la dottoressa Margherita Luongo. Stamattina una giornata di lavori molto molto importanti, si parlerà di ossigeno-ozonoterapia, ma un'applicazione particolare. Salve, buongiorno. Innanzitutto volevo ringraziare gli organizzatori di questa giornata, la dottoressa Sabina Nappi, per averci dato questa opportunità. Sì, oggi parleremo di ossigeno-ozonoterapia in ambito oncologico come terapia adiuvante alla chemio e alla radioterapia, e mostreremo anche dei risultati da un punto di vista sia radiodiagnostico che ematochimico che abbiamo e stiamo avendo presso la Fondazione Maria Guarino Amorollus. Fondazione Maria Guarino Amorollus, grandissimi passi avanti, in un solo anno facciamo registrare numeri veramente importanti. Sì, grazie all'aiuto dei medici volontari della Fondazione, che saluto e ringrazio, oggi sono circa 480 pazienti in cura presso la Fondazione e ci stiamo estendendo su tutto il territorio nazionale. Oggi grazie a colleghi volontari che, ripeto, trattano gratuitamente malati oncologici e cronici, siamo riusciti ad arrivare in regioni come Liguria, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Lazio, Puglia, Campania e la Sicilia.